succedono le cose, perché purtroppo la stufa è accesa e quindi dovrò gridare. Ma quando si lavora il legname, quando si lavora con la sega, quando si lavora di sega e si sega il legname, specialmente con questo strumento, il cui sacchetto aspiratore non aspira una mazza di minchia, succede che il legname vola e si sparge su tutto, su ogni cosa. E quindi io ho ogni cosa ricoperta di legname, seppure in forma minuta. Mi vedo quindi costretto a rimuovere qualsiasi oggetto sui miei scaffali, sulla mia scrivania, sul mio tavolo da lavoro, scrivania, chiamiamolo come cazzo ci pare, ma è un troiaio di polvere di legno ovunque. Quindi ho tolto tutto e, a partire dall'alto verso il basso, con un movimento circolatorio tendente all'infinito, io cercherò di aspirare tutto questo legname. Grazie a un bidone aspira tutto. So già che il mio cazzo si distruggerà. Il legname è dovuto al fatto che ho realizzato questo soppalco, e sono molto fiero di ciò, perché questo soppalco rappresenta la gioia di vivere e permette a un corpo stanco di salire lì sopra e riposarsi. Vediamo se riesco, allungando questo palo, a mostrarvelo. È un soppalco ed è soppalcato, come vedete c'è la soppalcatura. 2,30 m per 1,60 m di larghezza. Direi che una persona anormale ci può anche stare. Qui c'è il cucinino pieno di attrezzi, perché si lavora ed è necessario fare gli opportuni calcoli. Quindi per fare i calcoli necessari al soppalco mi sono attrezzato con dei calcolatori. Quindi per segare tutte queste travi, perché ho dovuto segare tutte queste travi, e segando queste travi, purtroppo quando si lavora di sega, qui era tutto un troiaio di segatura, la segatura va dappertutto, e quindi adesso devo pulire il tavolo, bancone, strumenti, computer, tutto. E quindi ho tolto tutto il toglibile, è semplice, perché questa parete è in squadra con questa, che è in squadra con questa. Ma qui è in squadra il cazzo di perché qui va a internarsi nell'ano di, per cui questa è più lunga di questa. Comunque, se sto telefono partisse a registrare, mi è successa una cosa strana, perché io ho fatto tutti i tagli con l'angolazione giusta, eccetera, no? Perché? Perché mi sono fatto la dima, mi sono calcolato l'angolo, e poi l'ho riportato su un legno, e poi da lì l'ho fatti tutti così, questo è avanzato, vabbè. E quindi li ho infilati tutti, e sono andati dritti. A un certo punto uno è cominciato a uscire di 2 cm. L'altro di 2 rispetto a quell'altro, l'altro pure. E quindi ho dovuto saltare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ho preso il 9, l'ho messo al posto dell'8, l'11 al posto del 9. E poi questi addirittura uscivano veramente di tanto. Quindi qualche cazzata sarà successa. Quindi alla fine ho messo tutti, ho tracciato una riga qui, li ho tagliati poi con la sega qui, così, cioè li ho tagliati là e poi li ho rimessi lì. E poi bene, poi è andata bene. Ora lì ho uno spazio di circa 2 cm che isolerò, e qui ho uno spazio di un po' di più, ma me ne sbatterò, sarà isolato anche quello, e poi lì ci va un cazzo di legno a forma di minchia lungo tutto lì, e poi lì c'è la presa di corrente per il vibratore anale. Poi qui ci andrà un bordino, ma soprattutto io di sotto, se riesco a scendere senza ammazzarmi, di sotto ci vuole, qua ci vuole uno spessore, perché qua c'è
lo spessore della piastrella lì che si vede, e quindi questi poggiano uneven, sono uneven, perché la piastrella lì non c'è, quindi qua ci vuole 1 cm di legname per alzare tutto pari. Quello è troppo. La cosa che ci metterò invece è un pirlo qui sotto, un cordolo avvitato. Per tenere tutto, o forse lo metto sopra, giusto per fare da bordino di, sai, le cose che non cadono, non lo so, lo metto sopra. Poi qui ovviamente ci va una cosa, una stronzata. Quindi, avendo spostato ogni cosa, mi sono detto, ma perché non ne approfitto per due punti, aperte le virgolette, questo stronzo di legno? Io lo vorrei mettere lì, in questa zona qua, qui. Lo metto qui. E qua ne faccio uno che va da qui fino a lì, utilizzando alcune delle tavole che ho là, al di là del Dalai Lama. E quindi metto qui e faccio lì e questo così qui. In modo che lì ci metto questo qui. Potrei, effettivamente potrei, ma non potrei. Sarebbe bello, sì, sarebbe bellissimo, bellissimo. È una cosa bellissima. Ho appena realizzato una cosa bellissima. Sì, lo farò, lo farò. Farò questo. Rimuoverò queste putrelle. Questa, vedete questa putrella? Questa putrella di legname e quest'altra putrella di legname. E farò un come un coperchio che arriva fino a qua, proprio qua, perché poi ci metto sopra la cassa, la panca caffa, la sacalla ci metto una putrella di legname così e faccio un come un quadratone, un coso, perché ho quella tavola lì che è sana, questa qui, questa dietro è sana, è abbastanza lunga, potrebbe. Si potrebbe, capito? Si potrebbe, però non so, è da vedere, è da verificare. E verificherò perché può darsi che entri semplicemente qui e quindi niente putrelle. Però questi potrebbero essere messi in alto, più in alto, anche se in basso è meglio. E poi è tutto molto bello. Devo specificare l'utilizzo di queste radio, perché questa non è utilizzata in quanto non ho un'antenna per trasmettere qui. Quelle sono due e ne funziona solo una, semplicemente perché ce n'è accesa solo una, cioè è accendibile solo questa. Come vedete riceve la Cina. Questa no, perché è scollegata, è spenta, è staccata, ho un'antenna sola per ricezione, quindi vaffanculo. Però sarebbe bello avere un insieme definito qui, di numeri interi, e qua un altro insieme di numeri complessi che va da qui a qui, ma da qui a qui è un po' troppo perché quella tavola non rientra nello spazio R e fa parte di un altro spazio vettoriale, e quindi metterò quella tavola qui. E mi si presenta davanti l'occasione di sostituire queste ciabatte di merda, che fanno falsi contatti di merda, con quelle che mi ha regalato Dante, che sono lì, che sono ottime, sono della Wima o Vimar, non mi ricordo adesso, però sono di una marca come si deve. Purtroppo sono sciuco, ma non si può avere tutto dalla vita. E quindi aspirare la polvere. Aspiro la polvere e il sacchetto si rompe, e quindi la polvere esce e va ovunque. E io penso solo a una cosa. E quindi puliamo l'aspirapolvere dalla polvere. Probabilmente mi servirà un aspirapolvere per pulire l'aspirapolvere dalla polvere. Ma decido di andare oltre, di andare oltre. E succede questo evento perché mi rendo conto che qui dentro c'è un altro filtro, una spugna che non ho mai pulito. Insomma, quando si rompe il sacchetto qua c'è un altro filtro che è lì che asciuga. E quel ventilatore dovrebbe buttare fuori l'aria con la polvere che era qua dentro e io bestemmio, bestemmio. Però
decido di smontare questo e tolgo quattro viti. Sono quattro viti così. Ma le viti sono cinque. E la quinta non riesco a svitarla. Indovinate perché? Ditemi voi se questo non è fatto per impedire e rendere difficoltosa la riparazione. E logicamente ora che ho pulito tutto, e ho pulito anche per terra, devo segare. Devo nuovamente segare, perché devo fare questo che è qui, come dicevo l'ho messo qui. Ora di qua voglio fare questo che è più largo, e quindi devo segare, e segherò di là. E quindi devo tagliare questi, segarli. Ma non trovo la squadra, la mia squadra preferita. E ora segherò, ma con il gran suco, perché così eviterò l'orrore, il proliferare dell'orrore. Grazie al gran suco, il suco, la sega e il suco. Atroce, sarà atroce. Ora devo accendere il gran suco e suco. Suco! Come voi sapete chi? Lui, vediamo se sono venute uguali. Sì, sono pressoché uguali. Ottimo, sono distrutto. Ottimo. Adesso queste vanno incollate qua, nei lati. Ecco il lavoro di sega. Il lavoro di sega che rende liberi. Il lavoro di sega. Ora mi serve una traversa dietro per renderlo un po' più stabile, perché non l'ho incollato. Ho commesso questo errore, non ho messo la colla. Potrei... Però meglio di no. Da una parte sembra una panca. Dall'altra sembra un troiaio a causa di questi sbaffi di colla che ho voluto mettere così, per rovinarlo. E potrebbe essere una panchina,
così come potrebbe essere una poggia strumenti che metterò lì. Questo poggia strumenti, ci poggio gli strumenti e mo vediamo se ci sta tra questa balaustra e questa putrella. Adesso sposto cose e vediamo. E qui c'è spazio per fare passare i cavi sopra e sotto. In tutto ciò è lavoro di sega. Con molta fatica vedo compiersi l'evento. L'evento di avere dello spazio di sotto, che non so cosa ci farò, ci metterò, non lo so, ci potrei mettere una pianta, un cucciolo di triceratopo, non lo so, ci metterò qualcosa. Ma sopra ci metto la strumentazione a scendere, quindi prendi e usi, oscilloscopio, alimentatori, queste cagate qua, che prima erano un po' troppo basse lì. Non solo, ma posso levare dal cazzo il portatile e avere il tavolo libero, il che è una cosa buona, molto buona, devo dire. E quindi ascoltiamo un po' di musica. Beh, non male come setup. Devo sistemare un po' di cose. Siamo tornati alla normalità. Ma ho molto più spazio, ho la scrivania virtualmente libera, le cose che uso sono rimesse in condizioni di uso, la strumentazione, questa vaschetta per metterci le cose di uso comune mi rende triste. Però per adesso la lascio qui. Postazione radio con block notes per disegnare cazzi all'occorrenza. Ho riacceso l'indicatore della tensione di rete e degli hertz. Guardate che belli gli hertz. Mi sento herziano. La rete sembra un po' bassina, ma questo coso, vedete che si muove un po' con l'aria, ma perché manca il vetro davanti. Però sì, può darsi che siamo a 205. 205 mi pare un po' poco, sinceramente. Infatti ho appena misurato e siamo a 230, quindi in teoria io dovrei poter spostare questo stronzo. Ecco, ora sì, che siamo a 2.30. Infatti vedete, 2.30 e mezzo. E qua siamo 2.30. Vedete, con i puntali ficcati brutalmente nella spina. Adesso abbiamo un 2.30. Ma sì, vaffanculo, la lascio così. Mi piace molto questa troiata che ho fatto con questa valvola che mi girava continuamente in giro per il laboratorio. Non leggo la sigla, ecco. 25. Ma Q60 25 OQ66B. Boh, vabbè,
Comunque è bella, la lascio così. E mi piace. Ora dovrò sistemare questa parte, cioè della roba che devo vedere, un coso che devo provare a aggiustare, un TV da testare. La strumentazione è messa così, è messa nel modo che in gergo si dice a cazzo, quindi anche la zona dei cavi è un po' così. Devo fare qualcosa. Filco, prossimo progetto sul filco molto interessante. Filco Richfield. E poi qua c'è questa cassa di spazzatura, questo è ciarpame che devo buttare, quindi questo può andare per adesso lì. Tavolo abbastanza liberato. Qui dovrei sistemare meglio la situazione, devo sistemarla sicuramente meglio. Eh sì. E poi c'è questa parte che è un po' un caos. Questo deve andare da qualche parte ancora, non so. E l'altra pulitrice ultrasuoni l'ho portata al Museo dell'Informatica Funzionante perché servirà lì. E per il resto io questo tavolo vorrei rimpicciolirlo, tutta questa roba qua sotto, non lo so, dovrò fare una selezione, una bella selezione. Se potessi rimuovere questa mangiatoia, se avessi i soldi per chiamare qualcuno dei muratori e fare sbancare tutto questo materiale che è un sacco di roba. E vabbè, piano piano si farà anche questo. E nel frattempo è passato qualche giorno e io ho realizzato altri due catafalchi, come vedete, e mi permettono di avere la gioia di posizionare tutti i liquami sotto e tutti gli attrezzi sopra. E quindi ho ancora spazio e molti di questi liquami, di queste cagate, vengono da qui. E qui ho molto spazio, qui ci sono un paio di bidoni vuoti e altre cose che dovrò sistemare meglio. Il prossimo passo sarà razionalizzare questa parte e chissà, magari sostituire questo bancone con qualcosa di più migliore. Vedremo, resta sempre il troiaio qui, la spazzatura da buttare. E bene, bene, mi piace, la situazione si evolve, l'evoluzione continua, il legname viene utilizzato. Ho sempre meno legname di recupero perché lo sto usando. E ok, adesso sono le 6 del pomeriggio e mi si tappa il naso per l'allergia. E la vita è così. Qua il tavolo è adesso un po' in disordine, ma va bene perché sto lavorando, sto facendo le cose. Ma il setup è veramente perfetto, sono a posto e va bene così. Hehehe.